Io sono un istrionico e anche per quello che possono essere modalità di comunicazione, un soggetto che certe volte ritiene che andare fuori le righe è indispensabile. C'è molta distrazione e soprattutto spesso alcuni argomenti importanti non riesci a farli percepire con una comunicazione ordinaria. Abbiamo anche posto la questione di una città servita al trasporto e ai traghetti privati, con una privatizzazione dei ricavi e una socializzazione dei costi. L'abbiamo spiegato con nome e cognome e anche con numeri e cifre. Io ho rifiutato i finanziamenti dei poteri forti, anche per me erano stati destinati, e ho detto no. E questo l'ho fatto proprio perché non volevo assolutamente avere condizionamenti di sorta nel momento di un confronto. Da chi ha rifiutato i finanziamenti? Bah, noi abbiamo avuto, credo tutti i sindaci, una delibera che è ufficiale, legittima, fatta nelle forme di legge, da parte della famiglia Franza, comunque credo che fosse allora la Caronte Tourist, e io quando sono stato convocato ho detto no grazie. Io ho fatto ben 5 volte il giro di tutta la città, tutti i villaggi e quartieri. Questo ha creato un'azione virale di coinvolgimento che, con un passaparola realmente stile catena di Sant'Antonio, ha portato a una anche partecipazione, facendoli diventare attivisti.